Un riconoscimento ai giovani che hanno scelto di puntare sull'agricoltura è Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, assegnato quest'anno a 6 giovani agricoltori in altrettante categorie, dall'agricoltura sociale a quella made in Italy alla più innovativa. La cerimonia conclusiva di questa 11ª edizione agli Arsenali Repubblicani di Pisa. Stiamo vedendo appunto le immagini. I vincitori sono stati scelti tra 67 candidati, tutti con meno di 35 anni, tra loro un'impresa del Grossetano che produce patatine fritte seguendone tutto il procedimento, dalla coltivazione alla frittura, un'impresa di Castagneto Carducci che è riuscita a creare papillon da legni pregiati. Ma ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni dei vincitori. Abbiamo vinto la categoria We Green di Coldiretti con il nostro progetto in Alta Garfagnana, una vigna di Riesling, la più alta della Toscana, a 1100 metri sul livello del mare, coltivazione di piccola frutta, frutti di bosco, raccolta di erbe spontanee e la loro trasformazione in laboratorio in svariati prodotti. Il progetto consiste nel fare papillon di legno usando legno di rovere che proviene dalle botti, quindi un riutilizzo di un materiale che viene usato nel processo di fermentazione e affinamento del vino, utilizzarlo al fine poi di indossarlo. Noi siamo i primi e gli unici per il momento in Italia a confezionare e trasformare le patate che coltiviamo direttamente, coltivate direttamente con tecnologie che sono state importate dall'estero e che non erano presenti e soprattutto trasformate con un metodo e con degli ingredienti, quindi la patata e l'olio extravergine di girasole che per il momento non è presente sul mercato italiano.